Io do la parola alla Presidente della provincia di Siena, Agnese Carletti, per il suo contributo e saluto alla Bene, discussione. alla CGIL che stamani ci offre un'occasione importante per aprire, direi continuare una riflessione seria sul comparto economico che per la provincia di Siena e anche di Grosseto ovviamente è fondamentale, che è quello della pelletteria in amiata. Io rappresento la provincia di Siena da neanche un mese in realtà, e una delle prime cose che ho fatto però in questo mese è stata andare a parlare con la segretaria generale della CGIL e abbiamo fatto una lunga chiacchierata sui siti produttivi e sull'occupazione della nostra provincia. Devo dire che il quadro generale che è emerso è un quadro preoccupante. È il quadro di un territorio che si sta progressivamente impoverendo e che richiede pertanto innanzitutto una riflessione seria e concreta sì sulle cause, sì sugli strumenti che di volta in volta vanno messi in campo per risolvere le problematiche contingenti, ma credo che chieda una riflessione seria sul modello produttivo di questa provincia e sul tipo di economia che noi vogliamo sviluppare in questo territorio. E vengo appunto all'amiata, un territorio che negli anni 80 è stato un territorio lungimirante, un territorio che è riuscito a reinventarsi a seguito della chiusura delle miniere con intuizione, visione e credo anche con grande coraggio, facendo fronte a quello che era lo spopolamento del paese, perché le persone si spostavano nelle grandi città e occorreva dare delle risposte, occorreva dare dei lavori. E quindi con questo grande coraggio fu data vita a quello che oggi è un comparto artigianale e industriale anche, fondamentale, importantissimo. È quella che per noi oggi credo sia anche un'eredità che prendiamo in mano e che dobbiamo affrontare con grande senso di responsabilità e dobbiamo su questo aprire un confronto per dare innanzitutto, penso, un riconoscimento a questo territorio che è quello di riconoscere l'attività industriale legata alla pelletteria come l'attività prevalente dell'amiata. Attività che ovviamente negli anni è cambiata e si è evoluta rispetto alle modalità produttive, rispetto ai rapporti con le grandi firme, ma che ha portato indubbiamente un salto occupazionale in attivo, dando risposta non solo al territorio dell'Amiata, ma a tutto il territorio circostante, delle province circostanti e anche delle regioni confinanti. Quindi oggi il rischio che intravediamo è quello di una crisi settoriale della quale non conosciamo bene i confini, credo. Una crisi quindi incerta e la paura è che tutto questo possa determinare un impoverimento pesantissimo del territorio, amiatino appunto non solo. E quindi io penso che insomma, il fatto che oggi siamo qui insieme, istituzioni, sindacati, lavoratori, sia un bel segnale, il segnale del fatto che dobbiamo lavorare insieme affinché questo territorio possa reagire a questa situazione. Credo che i tempi siano maturi appunto perché dai comuni alle parti sociali, alle province, alla regione toscana e ringrazio l'assessore Levandovas per essere qui stamani a testimoniare l'attenzione che la regione sta mettendo su questo tema e su tanti altri temi che in 3 settimane da presidente della provincia di Siena mi sono trovata a dover affrontare, studiare e capire. Credo che si debba parlare sempre di più delle pelletterie in amiata come di un comparto e credo che la proposta che la CGIL porta avanti, cioè quella della costituzione di un vero e proprio distretto industriale, debba essere affrontata seriamente all'interno di una cabina di regia e di un tavolo di ragionamento che veda il coinvolgimento di tutti, delle forze sociali, economiche, delle organizzazioni sindacali, le associazioni di impresa e le istituzioni come la regione, le province e i comuni, e credo che all'interno di questa cabina di regia ci si debba chiedere quale sia lo strumento migliore per dare le risposte che dobbiamo dare a questo territorio. È il distretto, è un'altra forma di associazionismo tra imprese e territorio, non importa. Credo che il tavolo sia fondamentale per interrogarci su questo.
e per dire che comunque, di questo mi sono convinta, da certe situazioni se ne esce soltanto se si ragiona insieme, non se ognuno ragiona all'interno del proprio confine. Quindi in questo tavolo, in questi momenti di ragionamento, affrontiamo anche questo tema qui. Quale altro ulteriore sviluppo? Diversifichiamo. Cosa possiamo costruire per questo territorio? Guardate che le opportunità per poi realizzarlo io credo che ci siano. E non penso soltanto al rinnovo delle concessioni geotermiche, che è ovviamente un momento di riflessione importante e di possibili ricadute importanti, ma penso anche alla strategia dell'area interna, all'interno della quale la meta senese ragiona insieme alla meta grossetana di strategia per lo sviluppo di un territorio. Quindi credo che i temi da affrontare siano due: quello contingente oggi della crisi di un settore che va affrontato, ma anche quello un po' più a lungo raggio di uno sviluppo del territorio all'interno del quale ci sia una diversificazione che permetta di dare risposte anche quando alcuni settori vanno in crisi e non dipendono da noi. Grazie.